Buongiorno, io non la sopporto più, lavenda. È un'ora che mi chiama per fare il video e ha preparato tutta la mise en place, tutto questo movimento e è venuta a stuzzicarmi, a chiamarmi e dai, e dai, e dai, mi ha fatto venire l'ansia, mi ha fatto. Quindi quando vuoi sei capace di allestire, che mi tocca sempre fare tutto da sola. Ridi, ridi che la mamma fa i gnocchi. Come prima cosa vi diciamo che è disponibile nel sito la pellicetta perché è arrivata, quindi non è più solo legata al kit Grinch, ma adesso è in vendita anche singolarmente a Con gomitolo questi colori. con questi colori. Infatti li sto mettendo, li metto più vicino alla luce lì. Sì, non so. Allora, abbiamo acciaio, vi ho detto, cammello. Corda, che così li metto vicino che potete vedere, oliva o militare? Militare. Militare, questo abbiamo Fumo. detto fumo, Tabacco. tabacco e Bianco. bianco, un bianco, non è proprio un bianco ottico, però è un bel bianco. Quindi questi sono i colori che sono disponibili. Il Grinch ne ha un po' di più, ma questi sono colori basici che si adattano a tantissime tipologie. Tipo stamattina una nostra cliente ci ha mandato una foto che deve fare un cardigan, quindi lo farà con il filato Colors e poi lampone e poi abbinato il tabacco e l'oliva. Non mi ricordo. Beh vabbè, comunque ci sono dei begli abbinamenti che adesso faremo un video anche con gli abbinamenti col Colors, giusto? Sì. Perfetto, tienilo in memoria, non subito, perché quando Dopo. tu... No! No, no. Questa settimana saremo il vostro tormento. Cioè, guardate dove mi ha piazzato il... Vabbè, non ho parole. Per rendermi ridicola o ridicola? Ridicola fa il possibile. Quindi, tipo quando mi fa pronunciare delle parole che non so Ecco pronunciare. quello che c'è lì, devi pronunciarlo. Sì. Vabbè, Quello. lo dici tu, come si No, no, chiama? lo dici tu. Va bene. Allora, questa è la novità del giorno che era... Che era lì che dovevamo presentarla, quindi è arrivata. È un po' che ce la state chiedendo, quindi adesso c'è. Sai quanti metri è? Sono gomitoletti da 50 grammi, giusto? 165. Che sviluppano 165 metri. Sapete che 100% poliestere, poliestere nylon, è un misto di, giusto? Però non, questo è tutto acrilico, eh? Non c'è niente di naturale qua dentro. Perfetto, allora questi li possiamo spostare, mettiamo lì. Cioè, sono frastornata perché stavo facendo un po' un inventario di una tipologia di filo ed ero tutta concentrata. Quindi, io non mi ricordo poi più le combinazioni che abbiamo fatto di questa roba. Mi aiuti tu? Allora, la mia è questa. Sì, ma devi dire il nome. Di come si chiama quello? Allora, presentiamo prima il berretto. È il berretto Bear. Chi si ride? Allora, vi racconto un aneddoto di quando era piccola. C'era un cartone animato che non mi ricordo come si chiamava, Orso Bear. l'Orso Bear, che alla fine del video del cartone veniva vicino alla TV e annusava. Lei aveva paura, però aveva 2 anni, 3 anni. Quindi dopo io ripetevo quello che faceva l'Orso Bear e l'annusavo. E lei rideva come una pazza perché era una bambina felicissima. Quindi questo è il berretto. Questo è la chiusura finale. È ancora un po' umido, Heidi. Aveva una fretta lei con questo berretto perché gli piace, glielo vedrete indossato presto. Quindi, il kit comprende lo schema e 3 gomitoli da 50 grammi che ci vengono 2 berretti perché io ho pesato quello che mi è rimasto del filo e ci può venire il pom-pom, ci può venire quello che volete. Adesso me lo provo. Come sto? Possiamo farci anche il rotolo qua, a Forse vedere. meglio. Sta meglio col Sì. rotolino? Aspetta che tiriamo fuori un po' di capelli. Lì. Vado bene così? Lo tengo indosso? Quindi, berretto Bear, c'è il kit, già nel Il sito. sito, quindi ci sono varie colorazioni. Allora, una che mi ricordo La tua. è la mia, che è così. Che è crema, fango e coccio, questa che ho in testa. Poi mi aiuti tu perché io non me le ricordo, Heidi, non mi sono presa. Poi c'è crema blu,
cipolla. E cipolla. Poi c'è crema, cipolla e grigio. Crema, cipolla e grigio. Ok. Poi ce n'è altre due. Ma poi non... c'è visone, crema e blu, giusto? Probabile. Vabbè, comunque... Beh, comunque sì, andatele a vedere perché ci sono. Adesso mi tolgo questo perché mi fa caldo. E quindi questo è il kit. Poi quanto costa? 10. 10 euro. Gli hai fatto un regalo. Mm. Eh? Mm. Quindi con 10 euro fate due berretti, c'è lo schema. Dovete lo schema lo vendiamo solo con l'acquisto del kit. Non glielo dai, chi te lo chiede? No. Perfetto. Quindi già lo dico. Poi glielo chiedo. Qui noi possiamo aggiungere un bel pompom, eh? Facciamo un bel pompom grosso e poi... questo. Beh, se fai il pompom non ce ne vengono poi due. Uno fa una scelta, può venirci anche un berretto da adulto e un berretto da, da bambino. Sì. Comunque due ci vengono, tranquilla. Devono comunque sfasare quello che sono le righe. Perché se ad esempio fanno il pompom col crema, dopo fanno il berretto con solo una riga di crema e il pompom lo faranno marrone. Sì. Ok? Hai capito tutto tu? Sì. Benissimo. Quindi, devi dire che cosa ho indosso. Hai lavorato con? Con l'uncinetto numero 4, perché deve essere una mano un po' chiusa. Poi lo lavate, si ammorbidisce perché il remi è uno stoppino. Quindi al tatto vi sembrerà un po' grezzo, un po' duro, ma dopo diventa una nuvoletta. Sempre ci portiamo avanti con i regali di Natale, giusto? Sì. Ne vuoi uno? Sì. Di che colore? Quello. Ti piace questo qua? Sì. Pensavo tu scegliessi quello con il cipolla. No. Bene. Poi, dopo che hai fatto lo sto considerando adesso, però ce l'hai il gusto quando vuoi. Mm. E beh, indossi? Indosso questo... questo tipo qui, Lulù. Questo gilet, esatto. Con lo scrauso. Io c'ho il bello, tu hai lo scrauso. Io mi tengo sempre le robe che a te non ti piacciono, quindi... Quindi questo è stato fatto col filato 36, che ce n'è ancora, ed è un filato spettacolare, quindi se avete voglia c'è così, è giallo, è un filato meraviglioso, caldissimo, leggerissimo, e lavorato all'uncinetto, guardate, sembra lavorato ai ferri. Bene, quindi... io devo salutare Vittoria perché se lo merita. Vittoria, lo sa, mi ha mandato un messaggio molto particolare e sta passando un periodo molto particolare, quindi facciamo tutti un urrà per Vittoria e che abbia la forza per andare avanti. Ciao Vittoria. E poi volevo dirvi che domani ci sono le occasioni del giorno. Quindi domani è giovedì, giusto? Sì. Perfetto. E... abbiamo qualcos'altro da dirvi? No. No. Tu niente? No, io niente. Perfetto. Allora, se la volete ve la vendo perché mi ha un po' stancato, mi chiamerà 2000 volte al giorno, quindi è una palla attaccata qui alla camera. Poi quando stiamo venerdì, sabato e domenica che io scompai, no, esatto. Si dice. Tu scompari. Ecco, lei mi scrive, sei viva? Allora mi cerca. Vabbè, per forza, tu mi stai come una cozza tutta la settimana, poi sabato e domenica non ti sento, non ti vedo, io ti cerco. Ricordati sempre che chi ti cerca ti ama. Ecco, se uno non ti cerca non ti ama. Va bene. Ecco. E poi dovrei fare un discorso sull'amicizia e sull'amore che lo faremo. Sì. Bene, facciamo un po' di psicologia anche. Allora, appuntamento a domani, mi raccomando non perdete le occasioni perché sono fantastiche e c'è una scelta immensa. E, quindi le stanchiamo questa settimana, tutti i giorni, ok? Ciao!